Si è svolta questa mattina a Teramo la conferenza stampa di presentazione della candidatura alla carica di consigliere regionale nella lista di azione di Valentina Piccione, avvocato e consigliere comunale di Giulianova. Presente alla conferenza stampa anche il segretario regionale del Partito di Azione e unico parlamentare della provincia di Teramo, Giulio Sottanelli, che guarda con ottimismo alla prossima tornata elettorale. Un'altra giornata di presentazioni per l'ingresso in squadra, ma soprattutto la spinta che arriva dal sondaggio commissionato giorni fa, che dà tante speranze al centro-sinistra e ad Azione. Oggi vi presentiamo una candidata importante, quindi stiamo arricchendo tutta la squadra a livello regionale. Valentina Piccione è un professionista importante del comune di Giulianova, è consigliere comunale e quindi darà un grosso apporto di qualità alla nostra squadra, sia in termini diciamo, di quantità di voti e di qualità come profilo personale. Rispetto ai sondaggi sta accadendo quello che io pensavo. A settembre, i primi di settembre, abbiamo fatto noi un sondaggio con YouTrend, quando ancora non c'era la candidatura del professor D'Amico, e dava Marsiglia 53,5 contro il 46,5 di un non candidato ancora. Con la scelta da parte di D'Amico, che per noi è stato determinante, la sua persona, la sua qualità, il suo essere per fare in modo che Azione potesse partecipare al patto per l'Abruzzo, e quindi abbiamo, secondo me, azzeccato, perché i cittadini abruzzesi hanno toccato con mano quanto questo governo regionale, dalla sanità ai trasporti e alle infrastrutture, abbia portato indietro la nostra regione rispetto al passato. Allora la figura di D'Amico ha già portato dei notevoli miglioramenti sotto l'aspetto dei sondaggi, non è che l'ultimo sondaggio li danno quasi appaiati. Con questo trend, a marzo certamente sarà il nuovo presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Amico.